piacere que tú si di de nuevo a casa mía hoy te enseñaré a realizar este vestito bellísimo E oggi voglio condividere que los bambini son como dios pieno de di tenereza gentileza y e con la lingua universale del amor todos nosotros que hanno un bambino en vicinanze, hanno la joya en la nuestra casa Devono essere piaciuti molto e meglio di dargli questo velo abito. Lo adorato. Puoi farlo più grande o più piccolo. Possono farlo in un altro colore. È molto velo avanti e dietro. Indietro a un piccolo pulsante e vedere come velo il tirante avanti. E voglio raccontarti, tutt'om, che siamo a Madrid, in Spagna. Da la España expediamo. in en Italia le expediciones sono efectuadas da DHL. L'ordine puede ser online su www.lauracepeda.is o per WhatsApp al più 34 692 83 44 55 o via email a tegendo con lauracepeda.com. Sotto ho messo tutte le informazioni e il pagamento può essere effettuato con carta o con PayPal. Abbiamo già cinque anni con questo negozio online per le spedizioni in Spagna, degli Stati Uniti ed Europa. Non esaurire la tua lana. tenemos tutta la lana che io teso. Puoi anche chiamare e ti diamo tutte le informazioni. Sto sicura ah, al 100% per cento. Il mio negozio online è sicuro al 100% porque cento, perché ti invito a fare le tue richieste di lana e portarle a casa tua. In particolare, que ora non podemos uscire di casa. È una terapia molto bella lavorare a maglia ogni giorno un paio d'ore o più se tu vuoi. Ora iniziamo questo tutorial e ti do la lista dei materiali di cui abbiamo bisogno per realizzare questo vestito. I materiali per tessere questo vestito per la taglia 2 anni sono 200 g di un colore e 100 g di un altro colore. Questo gomitolo di, di filo è un filato di cotone mercerizzato al 100% oppure possono realizzare l'abito con qualsiasi filo che tu hai. E abbiamo anche bisogno di un uncinetto dal numero 3 o 3 e mezzo a seconda del modo in cui lavoriamo all'uncinetto. Di seguito ho messo tutte le informazioni in modo da poter ordinare Este palo de lana con me en mi negocio de lana online que se si trova en España www.laurachepeda.is. Bene, quindi continuamos. Iniciaremos con una catena del colore desiderato Inizierò con el colore rosa o salmón. Prendo el filo, giro l'uncinetto e faccio una catena e lo stringo forte. E no conto questa catena. E ora facciamo 70 catene. 1, 2, 3. 4, 5 e 6. Dopo di aver avuto 70 catene, creiamo altre 3 catene e iniziamo a lavorare a maglia sulla quarta catena e facciamo un mazzizzo di 3 sacchi in ogni catena, in questo modo. Quando finisci il giro di, di macchizi, devi contarli per essere 70 macchizi. E dovrebbe essere in questa forma. Giriamo il tessuto e saliamo con tre catene. E ora facciamo lo stesso punto, ma lo prendiamo in questo modo. Osserva il mio uncinetto: questo è chiamato macchizio in rilievo. E tu devi fare lo stesso, ma prendi il filo e lo passi attraverso questo pilastro. Quindi tutto il giro così e devi stare attento a non saltare in nessun pilastro ed è così che sarà. Quando finiamo questo giro, quindi leggiamo il filo dell'altro colore con due semplici nodi. E dobbiamo dejar el eco de los fili largos per nasconderli sucesivamente con l'uncineto. Y ahora con i due fili salimos con tre catene. Ahora removiamo el filo rosa y continuamos teciendo con el filo bianco. Dejamos un buco y en quello que continúa facciamo un punto de la lettera V o en español V, que es un punto alto o lungo. Due catene e un punto lungo nello stesso punto o nella stessa catena per formare la lettera V. Lasciamo senza lavorare a male una catena e nella catena seguente, che segue, facciamo una V. Ricordiamo che i punti alti o macizi sono di tre pisti o di, o di tre sacchi. È molto importante osservare il mio uncinetto. Quindi due, facciamo un punto lungo, due catene e ancora un punto lungo nella stessa catena. E così facciamo tutto il giro. E quindi facciamo tutto il giro così e ricorda che tra V, V e V lasciamo una catena senza tessere, cioè con una catena di separazione. Alla fine di questo giro facciamo un punto lungo sul bordo sopra l'ultima catena e ora continuiamo con il filo rosa che si trova sull'altro lato e con questo filo bianco facciamo un nodo semplice in questo modo. E andiamo al lato in cui il filo rosa in cui è il filo rosa. Saliamo con il filo rosa 3 catene. All'interno della V facciamo tre punti alti. Uno, due, e 3. E facciamo anche un punto lungo in questo buco che continua, a, che continua alla V ad osservare il mio uncinetto. E ancora, di nuovo, tre punti alti dentro della V. E così facciamo tutto il giro. Tre punti lunghi all'interno della V, un punto lungo all'esterno e di nuovo tre punti lunghi indietro della V. E così tutto il giro. Questa svolta, questo giro è molto importante perché è quello che darà la larghezza del collo del vestito. Alla fine del giro eseguiamo un punto lungo nell'ultima catena e... Scogliamo il nodo che abbiamo fatto con il filo bianco e ora con i due fili finiamo il punto alto in questo modo. E così il cambio di colore non sembra brutto e non è evidente. Ora saliamo con due catene con le due fili e ora lasciamo il filo bianco e con il filo rosa facciamo gli alti. Facciamo punti alti di rilievo, in questo modo. E così tutto il giro. Amici, vedono quanto sono belli i colori. Saltiamo con 3 catene e facciamo il giro di V, di V. Lasciamo un buco sotto e in cui continua, facciamo il nostro primo punto V, che è un punto lungo, 2 catene, un punto lungo nella stessa catena. Lasci uno spazio o lasci una catena e segue un un'altra un altro V. E così facciamo tutto il giro. Per finire questo giro annulliamo il nodo che abbiamo fatto qui, prendiamo il filo e lo prendiamo qui e finiamo con un punto lungo nell'ultima catena del giro. Ruotiamo il tessuto e con i due filetti siamo iniziati con tre catene e continuiamo a maglia con il filetto rosa e rilasciamo il filo bianco. E così facciamo tre punti lunghi all'interno di ogni V o all'interno di ogni V. Così tutto il giro. Ricorda che sono punti alti di tre presi o di tre sacchi. È molto importante che tu osservi molto bene il mio uncinetto per vedere come si fa. Così tutto il giro. Con queste giri abbiamo, fatto, abbiamo già fatto la parte del collo. Se vuoi rendere più grande devi fare due più giri, una di V e un altro di tre punti lunghi in ogni V. Ora abbiamo alloggiato il collo per lavorare il fondo dell'abito, del vestito. Lo ospitiamo come se fosse un sorriso. E ora ogni 50 punti mettiamo un marcatore per contare i punti più Metemos sul, sul Mettiamo un marcatore el último giro di punti lunghi in questo modo. E, Por ejemplo, yo ho 202 punti lunghi. Adesso el número de puntos largos que hay, diviso por 6, hechice, es donde debes inserir el marcatore 6 partes, porque son 2 para el frente, 2 para la maniche y 2 per la espalda. La parte aperta que la llamo per la espalda, y la parte cerrada por la parte di fronte de anteriores, o 202 puntos largos. che dividano tra 6, mi hanno dato 33 e frazioni. Quando contiamo 33 punti lunghi, per mettere il marcatore, il primo punto lungo non è conteggiato, poi mettiamo un marcatore nel punto 33. La división, ricorda que la división que hoy fatuato prima de 50 no conta, solo es para per, per solo lo utilizo per conteggiare più fácilmente i punti lunghi. Ahora conteniamo altri 33 punti lunghi e meteremos un marchio. Contiamo 33 punti lunghi e mettiamo il marcatore. Alla fine dove sono le maniche, il marcatore deve prendere le due parti del tessuto per formare le maniche in questa forma. Ho già mezzo i marcatori e mi ha lasciato un in questo modo. E cuando eh, estoy viendo que le manique sono state molto piccole, poi andramo attraverso 5 punti da ogni lato e molto importante que vedete como el vostro como el vostro vestito e dimenso misura non farlo exactamente como lo faccio yo porque la tua bimba puede ser sottile o o, o non puede ver Devi mettere o prendere punti dipendenti dal formato che vuoi fare. E ho viaggiato i marcatori 5 punti da ogni parte e ho reso le maniche più grandi. E penso che passiamo attraverso altri due punti su ogni lato e così, abbiamo... così iniziamo la parte sotto del vestito. La parte qui sotto lo facciamo in tondo e continueremo la tessitura in rosa ma puoi farlo con il bianco se vuoi e la risoluzione lo farò in bianco. Per il fondo del vestito iniziamo de la parte de la esquina prendíamos el filo rosa y e fachamos 5 cadenas dejamos una cadena y e prendiamo con un punto bajo en la cadena sucesiva y e de nuevo fachamos 5 cadenas Prendíamos con un punto bajo en la siguiente cadena y e así hacemos todo el giro atención a la parte del manique recordando que debe ser solo la parte de la gona que tú debes hacer, las manique las dejamos en este giro. Cuando girano y loro percorse uniremos lo stesso punto. En esta parte, donde troviamo el pulsante, estará il retro del vestito. E ahora con un punto escorrevole andiamo in cima al próximo a la próxima onda al próximo wave en questo modo e facciamo uno que trae un punto largo y due onde abbiamo due punti lunghi nello stesso punto poi due catene e di nuevo due punti lunghi in questo punto per formare un ventaglio Debe prendere todo el ventaglio en este buco que tra le due onde y e prendiamos con un punto vaso en la parte superior al próximo, Fach al próxima, a la próxima onda. fachamos de nuevo 5 catena y e acende con un y e prendiamos con un punto vaso en la parte Sucesiva sopra la onda seguente, Y e di nuevo, facciamo il ventalio, y e così facciamo tutto il giro. Un ventalio, una onda, un ventalio, una onda, un wave, e così tutto il giro. Cuando finiamo, chiudiamo con un punto tagliato e voliamo fino al ventalio. E dopo facciamo 5 catene. Y e con un punto vaso. fachamos de nuevo 5 cadenas y e prendemos con un punto vaso dentro del, vent del ventalio. Dentro del vaso, nella parte... dentro del, del buco que o el ventalio. Ese no el ventalio, en la parte superior de la onda, prendiamo con un punto vaso. E modo que el vestito rimane cosi, Y cosi tutto il giro. E al pro al próximo giro hacemos lo stesso que abbiamo que antes. fatto prima. Con punto escorrevole facciamo 3 punti per raggiungere la parte sopra dell'onda. Poi facciamo 5 catene e prendiamo con punto basso nella parte successiva sopra la próxima onda. E facciamo un ventaglio. Ricorda que ci sono due punti lunghi, 2 catene e due punti lunghi nello stesso punto. E lo prendiamo con un punto soto aquí, y e así abbiamo fatto il, la misura que vogliamo. O ya realizado tutto esto. Yo, fatto 12 giri, y e la parte el último lo vamos a fare de color bianco, la última parte en color blanco. A la fine dell'ultima onda, facciamo tre punti para per raggiungere la cima della próxima onda e unirci al filo bianco. Taliamo e anodiamo il filo bianco. Per finire il nostro vestito, faremo un ultimo giro con el filo bianco e faremo Un piccolo ventaglio che io chiamo il punto di prezzemolo, che è un punto lungo, due catene, e lo chiudo con un punto basso qui all'inizio delle due catene, e così facciamo 5. 4 con 1 strappo, che è quando ci chiudiamo con un punto basso all'inizio delle catene, ma l'ultimo punto lungo senza, senza um, strappo giriamo e poi, e poi prendiamo con un punto basso a metodo del prossima, della prossima onda e facciamo una lacrima di questo tipo che sono due catene e facciamo una una lacrima che sono due catene e chiudiamo con punto basso all'inizio delle due catene come abbiamo realizzato precedentemente. È molto importante che vedete il mio uncino. Poi abbiamo due altre catene e prendiamo con un punto basso nel mezzo della seguente onda. Facciamo questo piccolo ventaglio con lacrima e poi un'onda con lacrima. E così tutto il giro: un ventaglio con lacrima. E poi un'onda con lacrima, un ventaglio con lacrima e poi un'onda con lacrima. E così tutto il giro di questo filo bianco per finire il nostro meraviglioso vestito. Quando finiamo questo giro facciamo un punto, facciamo una catena e tagliamo il, tagliamo il filo da rimuovere. Il filo non lo taglia brevemente ma poi lo nasconde nel tessuto e sarà più resistente. Quindi lo taglieremo e combatteremo. E osservare che bellissimo questo ultimo giro nel colore bianco. Ahora estamos andando a rimuovere il collo e le maniche. ahora ora abbiamo già los i marcatori e ora con el filo bianco facciamo un giro de punti 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 bassi, l'intera l'intero giro. Nodo el filo bianco e iniziamo a fare un giro di punti bassi. Cuando lleguemos a la parte del pulsante, hacemos cuatro catene que son Cuido, el pulsante Relaxeram, Sia el nuestro foro del pulsante, per, per clip el pulsante y e de bifarlo su alcuni lati del retro del hábito. In esta forma, ese con eh, todo el borde con punti bassi. Cuando finamos este giro, unimos el último punto con el primo punto, con un punto escorrevole, y e hacemos una catena. Y e ahora hacemos un último giro da punto vaso verso indietro, en in esta forma, que yo lo llamo punto de cangrejo en español, que es como punto vaso más verso o soto. E come osservare il moncinetto lo fa verso il diritto del, tes del tessuto. E questo è una finitura molto fine, molto elegante e è preziosa per il nostro vestito. Così facciamo tutto il giro del collo. e ora abbiamo finito le maniche uniamo il filetto bianco e facciamo questa risoluzione questa puntata che ho già effettuato in questa manica puoi mettere la terminazione che ti inserì ora adesso o puoi mettere lo stessa terminazione del collo per fare questa terminazione che, che ti dico ora facciamo 3 catene e nel stesso punto facciamo due punti lunghi di tre sacchi lasciamo tre punti e al quarto punto facciamo un punto basso e di nuovo facciamo tre catene due punti lunghi nel stesso punto lasciamo 3 punti senza fare e nel quarto punto prendiamo con punto basso e così facciamo tutto il giro Devi contare quanti conchilie di ogni, ogni lato tu hai, perché devi avere lo stesso numero di conchilie in ogni manica, per vedere, per, per vedere carino questo vestito. Para finir el hábito que habíamos puesto, habíamos puesto un botón, en mi caso, ho messo una perlina. Y e habíamos también puesto una cravata sotto la gocha. E y abbiamo ya pronto nuestro hábito. Y e la nuestra piccola ragazza sembrará preciosa. El hábito stato todo bellísimo. Es muy fácil de hacer. Nel tutorial que ho ya dedicato indicado de te digo come, come tú lo puoi fare en diverse misure. Grazie molto, grazie per vedere il mio tutorial. Se si desidero di de caricare più tutorial nel mio canale, per favore, iscriviti al mio canale dando clic al pulsante que es sotto. Es totalmente gratuito, y también clicca su su en sul campanello in modo disappare sempre che posso un tutorial nuovo. Seguimi anche su Facebook e Instagram e scrivimi tutti i tuoi dubbi, i tuoi suggerimenti. E più importante, dammi mi piace. Grazie, grazie cara. Dobbiamo rimanere a casa, ricordate. Tanta forza, tanto incoraggiamento. E ci vediamo il prossimo lunedì con un altro tutorial. Ciao!